Bach ha dato queste istruzioni e il Museo Correale ne ha recepito le direttive. A raccontarmela qui il contributo del Museo Correale per il paesaggio si articola e si muove in tre direzioni semplici. Una è costituita dalla quella che oggi possiamo definire la location, il posto, il punto dove si trova. Siamo in località Capocervo, antica denominazione di Via Rota, e quindi gli affacci sia verso il Golfo di Napoli e sul mare e sia verso l'interno come struttura agricola. E intanto entra in gioco tutto l'aspetto estetico della villa, perché è una villa settecentesca con i suoi annessi e con i suoi modi di rappresentare. Alle nostre spalle il Vesuvio, che fa parte del paesaggio, che è possibile fruire dalle terrazze e dalla scala del secondo piano del Museo Correale. Il mare, il Vesuvio, appunto, Scutari, e la parte a giardino. Qui a ridosso della villa, la parte ornamentale a giardino, strutturata e costruita già dagli inizi dell'Ottocento con piante dal sapore esotico e romantico. Abbiamo piante che vengono dal Sudafrica, pianta del capoppla, coriccia speciosa, abbiamo alberature altissime di camelia, ecco, le vedete rosse, questi fiori. Quindi intorno alla casa veniva sistemata e organizzata con delle piante di tipo ornamentale, mentre la seconda parte della tenuta, e questa arrivava fino al campo sportivo di Sorrento, erano aranceti e oliveti e soprattutto tante noci. Ma la parte il paesaggio nella collezione d'arte del Museo Correale è strutturato in tre importanti sale, una dedicata agli stranieri, che preannuncia quella paesaggistica tipicamente napoletana. Gli stranieri non a caso sono sistemati in questa sala a sé stante, troviamo nomi come Abraham Terling con queste raffigurazioni del paesaggio molto bucolico, con gli armenti, con gli accroccaggi, questa visione forse degli Abruzzi, un paesaggio lacustre e ancora la meticolosità della fontana di Sant'Arcangelo a Cava dei Tirreni, ancora intatta questa struttura, riconoscibile il ponte che si attraversa per andarci, ed è uno dei luoghi tipici e caratteristici in cui in questo periodo, agli inizi dell'Ottocento, i pittori stranieri si soffermavano. Abbiamo tantissimi nomi come Simon Denis, Carlo Macò, provenienti dall'estero. Manca uno importante che ha dato gran parte della sua vita a Sorrento, che è Sylvester Schedrin. Mentre a Napoli, a Castello Palazzo Reale, si sta celebrando il paesaggio con Smargiasso, Gabriele Smargiassi, qua invece abbiamo la possibilità di leggere tutta un afflusso di pubblico straniero legato sia alle borse di studio che da San Pietroburgo inviavano i ragazzi dell'Accademia del Disegno e delle Belle Arti a studiare in Italia nelle sue tre tappe importanti: Venezia, Firenze, Roma e Sorrento.
Michele Pagano, questa luce, questa ricerca della luce, ancora un bellissimo Gaspar Duguay, paesaggio non è riconoscibile, ma siamo nel Basso Lazio, no? Con queste torri, con queste rocce alte, vulcaniche, bellissimo invece Jacques Vollère, un angolo forse riconducibile al Golfo di Napoli, ancora Jacques Vollère, paesaggio marino con velieri, ma era strutturato e costruito quasi in... Perché sono importanti la presenza di questi stranieri? Perché farà sì che poi arriveranno a Napoli, tra questi anche Anton Smith Pitlow, che abbiamo incontrato prima come maestro e poi come maestro di Gabriele Smargiassi a Napoli. Ecco, questa è una parete tutta dedicata a Anton Smith Pitlow, questo olandese che viene in Italia, rimane colpito dalla luce e inviterà i ragazzi della Scuola Reale Accademia di Pittura a dipingere sulla collina di Posillipo, dando lastura a quella che è, nella versione paesaggistica dell'arte napoletana, quella che sarà poi la Scuola di Posillipo, quello che sarà il momento d'oro, quello in cui effettivamente la luce, molti molti anni prima che altre zone della Italia e dell'Europa, i macchiaioli in Toscana, gli impressionisti nel sud Francia, andranno a ricercare, a scoprire e a interpretare a loro modo. Le cornici sono originali e il discorso si fa lungo e interessante. Ancora un paesaggio agricolo dalle balconate del museo della Villa La Rota della famiglia Correale, un angolo tipicamente è ancora intatto, questo pergolato sorrentino, questo mucchio di paglierelle che da Browning in poi i visitatori stranieri ne rimangono impressi, ne rimangono colpiti, quindi paesaggio esterno fruibile dal Correale e paesaggio nelle opere d'arte. Importantissimi gli scavi di Pompei, di cui tanto ne stiamo parlando qui nelle raffigurazioni di Teodoro Duclair, ma lo ritroviamo anche in Giacinto Gigante, lo ritroviamo anche in Pitlow. Ecco Teodoro Duclair, arricchito anche con ultimi disegni di cui la mostra per residuo di una mostra di oltre 350 disegni che è stata qui esposta al Museo Correale, è stato sintetizzato e chiuso nelle raffigurazioni dei costumi, ma la parte interessante è questa perché riguarda la Casa del Tasso e soprattutto è importantissima la grandezza e la dimensione di questi dipinti perché sono agili e fattivamente trasportabili nel bagaglio di un viaggiatore del Grand Tour, quindi hanno dimensioni cosiddette da trasporto. Ancora angoli della penisola sorrentina, ieri ci siamo innamorati di Gabriele Smargiassi, ma oggi lo leggiamo alla luce di queste Smargiassi ci propone uno studio di verdure, ma non è da meno questo antichissimo albero con le radici in esterno, il pezzo di strada, la scola della strada di Via Nuceria, quasi riconoscibile. Paesaggi amalfitani. Bellissime le imbarcazioni. E soprattutto l'apporto della famiglia Palizzi, che insieme a Smargiassi dall'Abruzzo e la famiglia Palizzi proveniente da Vasto e dalla costa pugliese, andranno ad accrescere, eccolo un Palizzi bellissimo, con le ombre dei bufali nella piana di Pestum. Questo sole al tramonto eccezionale, ma il Palizzi che era Filippo Palizzi era il padre, ma abbiamo anche il genitore di Filippo e il figlio di Filippo che sono maestri d'arte. La peluria di quel cane o ancora la bellezza di questa capretta
la Nugginosa e ancora paesaggi eccezionali in questa nuova rivisitazione per l'impostazione data al Museo Correale per l'arrivo di una donazione. Quindi questa parte della scuola di Posillipo è stata destinata a questo salotto ottocentesco tipico sorrentino delle famiglie aristocratiche e nobiliari. Il paesaggio nelle sue tante declinazioni, nelle sue tante ricerche, possiamo quasi parlare di una stessa visione fatta sia di notte che di giorno. E poi Giacinto Gigante, questo maestro che nel suo sperimentare fa uso del gesso per creare la lama di luce tagliente che mette in evidenza alcuni pezzi architettonici o alcuni simboli o valori. Ancora gli scavi di Pompei, e con questa chiudiamo per su quello che sta disegnando l'archeologia e il turismo artistico-culturale nella provincia campana del Napoletano, questo nuovo rinascimento.